Non avremmo rotto il day one, però quasi, dato che praticamente questo set è appena uscito. Io non ho ancora completato 151, ho aperto soltanto le TB che avete visto qui sul canale e a tal proposito vi ringrazio perché il video sta andando molto bene così come tutto il canale, quindi se volete approfittarne per iscrivervi, lasciare mi piace oppure semplicemente commentare questo video, questo è il momento giusto. Però ho risvegliato in me quella volontà di aprire pacchetti, quella volontà di risentirmi bambino, quella volontà anche di cercare di essere collezionista alla ricerca semplicemente di una carta rara, e quindi eccoci qua. Io non ho ancora visto niente praticamente di questo set se non qualche spacchettamento qua e là, e ho capito che le carte più rare sono due: il Mew Shiny e ovviamente il Charizard Shiny Terra Crystal. Quindi questi sono i due pull che andremo a cercare oggi, con particolare attenzione sui Charizard, dato che sapete che sto facendo la collezione delle carte di Charizard. Vi dico subito però che non solo questa edizione, perché oggi avremo anche qualcos'altro che apriremo a metà dello spacchettamento. Forse siamo arrivati a quella che è la configurazione migliore per aprire le carte, dovrebbe essere questa. Fatemi sapere anche questa cosa nei commenti. Ma come potete vedere, qui abbiamo due pacchi, uno di Amazon e uno invece normale. Questo ce lo teniamo per metà spacchettamento, come dicevo prima. E invece andiamo a aprirci questo, che è il nuovo ETB di Destino a Paldea. Come al solito questo diventa un video ASMR. Rotto quanto basta e ora andiamo a tirare fuori quello che ci interessa veramente, eccolo qua. E intanto è tutto chiuso, sigillato come piace a noi, dato che, come succede sempre quando si acquista su Amazon prodotti carte Pokémon, bisogna sempre accertarsene. Molto carino, io vi dico la verità, Mimikyu è un Pokémon che a me piace tanto, questo mi ricorda un po' la stellina di Super Mario, e comunque il fatto che ci sia un fantasma nascosto dietro il manto di Pikachu, secondo me è un'idea meravigliosa, perché era un Pokémon poi di tipo spettro, quindi uno dei tipi migliori assolutamente del gioco. Scarlatto e Violetto, Destino di Paldea, set allenatore fuori classe. È il secondo set allenatore fuori classe della mia vita, il primo appunto l'avevamo aperto ed era quello di 151, che tra l'altro ho proprio qui a portata di mano. Andiamo ad aprire tutto e vediamo anche la promo di Mimikyu. A parte che devo dirvi la verità, sono contento di acquistare questi prodotti perché sì, hanno un costo, però dentro hanno sia le buste sia una promo, e ovviamente rimane anche la possibilità di utilizzare le scatole per metterci le carte. Questa guida in realtà potrebbe essere oro, perché sì, esatto, ci sono le shiny, le baby shiny, e tra l'altro sono molto belle da quel poco che ho visto, però io non avendo visto l'edizione qualcosa potrei andare a guardare. Ah ok, già qua notiamo che abbiamo delle ristampe, sono quelli di 151. Sua Maestà Gengar, guardate che bello. Come vi dicevo, le baby shiny sono veramente meravigliose, a differenza delle EX che mi fanno un po' schifo, cioè tipo Snorlax, Ditto, guardate qua che belli. Ma i due target principali, come vi dicevo, sono il Mew Shiny, che tra l'altro è veramente carina fatta così, e questo Charizard super guasto, anche se in realtà anche Gardevoir non è male, anche se a me non piace tantissimo come Pokémon. Ci apriamo appunto le TB e andiamo a togliere tutte le cose classiche. A me del codice non importa niente, quindi tenetevelo voi. Così non mi importa delle monete, così come non mi importa delle energie e delle bustine di Mimikyu, che però sono veramente carine, ma tanto le buste non le uso. E questa invece è la carta promo di Mimikyu, che come vi dicevo è un Pokémon che a me piace ed è anche carino, con questa vecchietta qua che praticamente gli sta facendo all'uncinetto una coperta per tenerlo a caldo, veramente molto molto carina. Così come sono molto carini i separatori di Mimikyu olografici con dietro i tipi, questi sono veramente belli. Ma alla fine della fiera quello che importa a noi sono le buste, neanche i dadi, le buste. Quindi le 9 buste, oh, Pikachu Baby Shiny, Dondoso Shiny e vabbè tutti gli altri Pokémon. Pikachu è veramente figo, in realtà anche Dondoso non mi dispiace, l'ho utilizzato all'interno di Scarlatto e Violetto del gioco, anche lui, anche se non mi ricordo mai come si chiama, io l'ho soprannominato Kirby perché è identico. Voglio però iniziare da Pikachu, voglio andare sul classico, e quindi andiamo con il nostro Pokémon topo numero 25, che è anche il giorno in cui sono nato io. Busta aperta, il codice sempre vostro, questa qui dovrebbe essere un'energia di tipo fuoco e quindi possiamo iniziare lo spacchettamento. Allora, il primo è un Mime Junior, Pokémon di quarta generazione, tra l'altro la quarta gen dovrebbe arrivare presto sul canale con la tier list solita, tra l'altro io vedo già qua che c'è qualcosa che sbrilluccica, ma come sempre io non mi intendo, sembra sbrilluccicare tanto in realtà, ma non mi intendo della rarità delle carte. Noibat, Noivern è un Pokémon che a me piace tanto. Kimeko, Pokémon rarissimo ai tempi di Rubino e Zaffiro. Oh, eccolo qua, eccolo qua. Iniziamo con i Pokémon veramente di un certo livello. Gli allenatori non me ne frega niente. Charmeleon, che è sempre un bel pick, perché la famiglia evolutiva di Charmander e Charizard è meravigliosa. Il Canepane non mi piace. Mankey, bello.
bello, All Reverse, e quindi iniziamo, perché da quanto ho capito al posto della seconda All Reverse potrebbe già esserci qualcosa, quindi andiamo pian pianino. Ok, c'è già qualcosa, c'è già qualcosa, primo pick, cioè, tra l'altro da quanto ho capito pullano un po' di più rispetto a quelli di 151 questi pacchetti. Andiamo piano, no? Ok, non dovrebbe essere niente di che, e infatti è Xatuolo. Però poi c'è un'ultima, tra l'altro molto bella questa carta, molto molto bella, però dovrebbe esserci un'ultima carta dietro. No, non è vero, non c'è niente. Ah, è dietro Mankey, si è appiccicata dietro Mankey. Attenzione, ho un po' paura di questa cosa. Oh. Allora, forse in realtà vale anche dei soldi sta roba qua, perché è una carta gold, però a me fa schifo. Cioè, guardate qua che schifo. Cioè, sono proprio brutte. Cos'è sta roba qui? A parte che è ruvida, cos'è sta roba qui? Sicuramente varrà dei soldi, lo metto in sovraimpressione, però non mi piace. Lo andiamo comunque a inserire in perfect size, perché se ha valore questo lo vendiamo prima di subito. Yeah, beccati sto top loader. Ma che è sta roba? Sinceramente non me ne frega niente di completare questa edizione, quindi chi se ne frega di sta roba qui. Semplicemente mi accontento di trovare delle carte belle, sono più che esatto da Ghastly. Però prima bustina, primo pull, e questo è un dato di fatto. Quindi andiamo subito con la seconda, andiamo ad aprire tutto subito. Il vostro codice ancora una volta, eccolo qua, a me non interessa. L'energia, ok, oscurità, e andiamo, oddio, ho visto qualcosa anche qui. Ralts, Magmar, un altro cane pane piccolo, però questo qua... Ah! Iniziamo benissimo. Ghastly, poi Haunter, tra l'altro veramente carino questo Haunter, veramente bello. Haunter è una delle carte che mi piace di più delle prime tre. Anche Primeape, Pokémon tosto, una Ultra Ball, un Mausold, che tra l'altro questa carta sembra quasi quasi vintage fatta così, ma il Pokémon mi fa ribrezzo. Un doppio Haunter, tra l'altro Holo Reverse, questo è un gran bel pick, perché sono veramente contento. Andiamo pianino, c'è un Execute, quindi stiamo praticamente facendo 151, e poi c'è l'ultima carta della busta. Andiamo a vedere, per brillare brilla, per brillare brilla, per brillare brilla, e niente, è un'olografica, tra l'altro un Pokémon proprio di Paldea. Andiamo con la terza, fino adesso quello che abbiamo trovato ci fa abbastanza schifo. Il vostro codice, l'energia che non ce ne faccia niente, e giriamo ovviamente. Anche qui sembra esserci qualcosa, le Chonk, Execute, un Carcadet, tra l'altro se non erro, esatto, un Ralts, un Garof, il preside Garof, un Kirlia, quindi stiamo facendo la catena evolutiva, attenzione, perché poteva essere un God Pack con Gardevoir alla fine quello che costa. Macchinario tecnico, pugno disperato, oh, la prima Baby Shiny, tra l'altro Luxray, che è un Pokémon carino, veramente molto molto carino, e tra l'altro la Baby Shiny non è per niente male. Guardate qua che bellina la carta. Al secondo posto una Minor Ball, una Minor Ball Holo Reverse, e all'ultimo posto sembra essere niente, e infatti non è niente, un'olografica normale di un Revavroom, Pokémon che mi fa altamente schifissimo, anche se forse dentro di lui c'è un Ghastly che si è impossessato del Pokémon, potrebbe essere così per via di quella lingua, non lo sappiamo. Però Luxray è molto bello. È tornato il nostro Pikachu, quindi cerchiamo di trovare qualcosa di veramente interessante questa volta. L'ennesimo codice, l'ennesima energia, ancora una volta oscurità, e si parte. Un altro Mime Junior, come in occasione della prima bustina. Un altro cagnone, oscurità, Borboch, Pokémon un po' anonimo, diciamo così. Le Chonk, Pokémon che mi fa riderissimo. Attenzione, vedi, è un God Pack con l'evoluzione di Le Chonk. Una collina chiaro di luna, non ce ne frega niente. Un Camerupt, un Kirlia, Holo Reverse, carino. Un Cinchou, Holo Reverse. E all'ultimo posto, niente, un Cyclizard. Bah. Siamo partiti forte con la Gold, poi abbiamo trovato un Baby Shiny, ma per adesso niente che mi faccia effettivamente esaltare, devo dire la verità. Ancora una volta, il codice se vi serve, ancora una volta, l'energia, e poi possiamo iniziare con un Wooper di Paldea. Pokémon che non mi dispiace, devo dire la verità. Tutte le volte che ci sono delle rivisitazioni di Pokémon di prima o di seconda generazione sono contento. Ancora Tandemaus, ancora un Mankey, un Fittle, un altro Preside Garof,
un'arma, stiamo trovando le stesse 5 carte praticamente in tutto lo spacchettamento, anche questa ce l'abbiamo già, praticamente anche questo ce l'abbiamo già. E ragazzi, va così, basta Palafin, basta Palafin, io non ce la faccio più. È esattamente la carta che ho trovato nella bustina che abbiamo aperto insieme il primo spacchettamento dopo una vita. Però questo è bello, questo è veramente bello, questo è veramente meraviglioso. Questo invece forse qualcosina vale, perché comunque ha tutta un art in tutta la carta. Però la carta che mi casa di più a me è Raichu, anche se varrà questa 12 centesimi e questa 15 euro tipo, non lo so. Anche Palafin finisce all'interno della sua Perfect Size. Poi ho trovato Haunter, ho trovato Raichu, un holo reverse, un holo. Io sono già contentissimo così, vedete di cosa mi accontento. Ancora una volta il codice, ancora una volta l'energia. E si ricomincia. Oh che bello. Oh che bello che è Lapras. È sempre bello Lapras. C'è poco da fare. Scraggy. Nando Man Junior è il 28esimo che troviamo praticamente anche di queste. Ne volete? Ve li regalo. Se no li lancio da un cavalcavia questi qua. Swoobat. Pokémon terrificante. Ne ho un set praticamente di questo. Anche Camerupt l'avevamo già trovato. Basta. Ti prego, ti scongiuro, basta, Rotom Calore. E invece l'ultima, niente di che, perché è un Executor, però un Executor di tipo psico con ipnobomba. Si narrava, no, di tutti questi pick all'interno di queste buste, ne sono già rimaste solo 3. Vai Kirby, facci questo miracolo. Tra l'altro è letteralmente uguale a Kirby della Nintendo, non so se è stato ispirato, si è fatto apposta, non so perché non si apre sta busta. Ho la busta più difficile da aprire di tutta la mia esistenza. Ok, mi sono già spoilerato la prima carta ed è un doppione. Piacerebbe però sapere anche cosa c'è nelle altre carte. Niente, no, non ce la posso fare. Oh, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Solito codice che a me non serve. In cambio del codice vi chiedo un mi piace allora a questo video, un'altra energia. Oscurità e si può iniziare con Wooper di Paldea. Quanti ne abbiamo trovati? Solo Dio lo sa. Anche di Mankey ne abbiamo già un numero incredibile. Un Fit ce l'abbiamo già. Kirlia ce l'abbiamo già. Abbiamo completato il set, ragazzi. Zaino di Nemi. Whimsicott, questa non ce l'avevamo. Una macchina tecnica, un MT. Pugno disperato, ce ne facciamo poco. Camerupt, un altro doppione. E vi prego, attenzione. Attenzione. Questa è speciale. Questa è speciale. E infatti abbiamo un Noivern EX che sicuramente non varrà tantissimo, ma il Pokémon è veramente figo. Io di Noivern sono veramente molto molto innamorato. Guardate qua che bel Pokémon che è. Anche questo lo infiliamo all'interno di una Perfect Size e lo mettiamo qui insieme agli altri pick. Abbiamo le ultime due buste con Domdoso Shiny. Ok, questa si è aperta abbastanza facilmente per fortuna. Codice, solito codice, solita energia e via che si va. Attenzione perché anche questa sembra brillante ma magari è soltanto olografica. Un altro Scraggy, un altro Mime Junior, un altro Machief. Ok, Gimmigull non ce l'avevamo, perfetto. Un altro Mausold. Quanto sono comuni queste carte, Dio solo lo sa. Kissara, Kilowattel, che è un Pokémon che mi è piaciuto molto, in scarlatto e violetto, un Baby Zapdos, lo chiamo così. Abbiamo Vavroom, così abbiamo completato la catena evolutiva. Abbiamo un altro Karkadet, questa volta Holo Reverse, e poi abbiamo gli studenti di Paldea, che è sicuramente considerabile pick, ma io odio, detesto quando la rara è sta roba qui, perché a me questa roba fa un po' schifo, anche so che in Giappone in realtà vanno matti per questa roba qui. Non so neanche quanto costa, lo vedrete in sovrappressione, ma io sicuramente non sono gasato. Anche questi vanno in Perfect Size e comunque i pool stanno aumentando, ma rimane soltanto una busta da aprire e c'è Pikachu. Busta che non mi sembra nemmeno troppo pesante, devo dire la verità. Vi avevo detto che avremmo aperto a metà questo pacco, manca solo una busta, mi ero dimenticato, quindi lo apriamo adesso. Eh sì, perché se la volontà era quella di trovare Charizard all'interno, no, di questo ETB, fino adesso non ci siamo riusciti e quindi cerchiamo di trovare Charizard all'interno di questo pacco invece che mi è arrivato da Vinted. Attenzione perché qui si nasconde una carta che sicuramente conoscerete tutti. Altro scotch rimosso e troviamo praticamente un volantino del supermercato. Proviamo a togliere tutta la carta rimanente e ci rimarrà soltanto una cosa, e cioè questa carta gradata PSA. Utilizziamo questo codice che avete già visto per coprire la carta, che è 3, 2, 1, è un Charizard.
un Charizard del set base? Ni, nel senso che l'illustrazione è quella di Arida, ovviamente, però questo è una ristampa del 2016 di Evoluzioni, dove sono state ristampate alcune carte. Si poteva benissimo prendere anche quello di Gran Festa, però quello di Gran Festa aveva un pataccone qua con Pikachu che non mi piaceva per niente, anche se questo ha un layout differente rispetto invece a quello del set base. Ho preferito prendere questo perché io ce l'ho già del set base, però mi piaceva avere anche una carta gradata in collezione di Charizard con questa immagine. E alla fine è un PSA 8, purtroppo non ho trovato un PSA 9 a un prezzo accessibile, quindi ho deciso di prendere questo PSA 8 a un ottimo prezzo, però la carta comunque fa sempre la sua porca figura. Possiamo anche confrontarlo con quello del set base che ho qui dentro, anche se purtroppo il mio è in condizioni terrificanti, però possiamo vedere che la foilatura è differente. Qua ci sono le stelline, qua invece è Cosmo Holo, la foilatura è differente, però la carta è bella comunque anche se ristampata, anche se non ha gli stessi anni di quello del set base. Ovviamente possiamo vedere che è stato anche potenziato, questo qua ha più HP, Fire Spin fa più danni, insomma è stato questo era nerfato e questo invece è stato adeguato forse ai tempi moderni, diciamo così. Questo ovviamente vale come pick e lo mettiamo qui insieme a quegli altri, perché ora c'è da concentrarsi, aprire l'ultima busta e trovare nuovamente Charizard o al limite Mew, mi andrebbe assolutamente bene comunque. Pronti? E allora il codice, mettiamo da parte l'energia, la mettiamo da parte e mettiamo da parte anche questa, che non sembra essere niente, non sembra essere niente. Allora, Vavroom, Rigibax, Machif, Lanturn, attenzione però perché c'è qualcosa qua forse, ancora questo maiale, ancora il Preside Garuf, ok. Attenzione, aspetta. Quindi questo è un Clodsire EX Shiny. È Shiny? Non capisco se è Shiny. Sì? Ci sono le stelline qua, ci sono le stelline qua. Quindi è uno Shiny. Bellino questo. Questo è bellino perché Clodsire è un Pokémon che mi piace della nuova generazione. E qui cosa c'è? Ok, abbiamo un allenatore Holo Reverse. Clodsire è un bel pick e qua secondo me non c'è niente, però 3, 2, 1 e infatti purtroppo non c'è niente, quindi Clodsire è il nostro ultimo pick perché sì, era l'ultimo pacchetto. E quindi oltre al nostro Charizard e alla nostra carta Gold abbiamo trovato appunto Clodsire, Studente di Paldea, Noivern EX, un altro Palafin e Luxray Baby Shiny. Luxray forse è la carta più bella tra tutte quelle che abbiamo trovato. Questo coso parte da 30 euro! Ah no, non è vero, parte da 14. Però in inglese, in italiano parte da 25 euro sto zavaglio. Fatemi sapere se voi siete stati più fortunati qui sotto nei commenti e noi ci vediamo con un prossimo video.